Compie oggi 20 anni la giornata della tolleranza, adottata dall'UNESCO a Parigi nel 1995, quale strumento di sensibilizzazione del pubblico ai valori della convivenza. A valle dei tragici eventi che questo weekend hanno colpito Parigi, la giornata della tolleranza assume un significato ancora più profondo e attuale. Alla conferenza hanno partecipato la presidente dell'Osservatorio UNESCO Elena Coccia, la partigiana Lidia Menapace, il presidente della commissione scuola del comune di Napoli Arnaldo Maurino e Gianmarco Pisa, operatore di pace e segretario dell'Istituto Italiano di Ricerca per la Pace. Occasionalmente questa nostra manifestazione si incontra appunto con i tragici fatti che sono accaduti a Parigi. La tolleranza è un'altra cosa, viene dal latino tollere, togliere un peso. Noi la uniamo, la parola tolleranza, alla parola convivenza e coesistenza. La tolleranza viene lacerata da questi scempi che vengono fatti di una città così amabile, così accogliente, così straordinariamente umana come è Parigi. In occasione di questa ricorrenza è stata organizzata dall'Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli, Situnisco, una conferenza sui luoghi della memoria e la costruzione della pace, all'interno della splendida chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, situata in via dei Tribunali. Sarà un'occasione, adesso stiamo cominciando i lavori, importante per rimettere a tema questioni decisive nel mondo di oggi e soprattutto alla luce di quello che sta accadendo, il dilagare della violenza, la spirale guerra-terrorismo ed un'ipotesi di riconciliazione nei territori dilaniati dalla guerra e dal conflitto come quella che noi, ad esempio con la nostra ricercazione che presentiamo oggi, la pagina in comune, abbiamo provato a sviluppare e continuiamo a provare a sviluppare in Kosovo e nei Balcani.